Grazie soprattutto a quelli che sono qui, come portatori di un contributo, di provocazioni, di ipotesi di soluzioni alle problematiche che affronteremo in questo breve tempo, che voi sapete, per noi del Centro Nazionale del Volontariato rappresenta moltissimo, perché sono le ore durante l'anno particolarmente destinate a una riflessione capace di produrre presenza, azione, iniziativa. Quindi questo è, voi siete tutte persone che dopo aver visto, letto il programma e deciso di venire, non hanno bisogno di perdere tempo. E quindi io invece ringrazio in modo particolare Adriano, professor Fabis, per questa sua generosissima disponibilità, fa quasi pensare che sia prodotto da una condivisione degli intenti con i quali operiamo. Lo invito a prendere posizione. Permetto di definirlo un amico, cioè, non esclusivo nostro, non si può, con uno come lui ne avrà tanti altri in giro per il mondo, non soltanto in Italia, ma per come si comporta con noi certifico assolutamente trattarsi di un amico. E è già stato presente ripetutamente nella nostra vita e penso che anche stasera sta per farci un grandissimo regalo. Vai pure tranquillo. No, grazie, è un piacere anzitutto essere definito un amico, perché lo sono per davvero, ed è un piacere essere qui perché incontro tanti altri amici, compagni di varie avventure nel passato, e quindi è davvero una gioia. Andiamo subito alla questione. Futuro prossimo, potremmo dire anche futuro già presente, futuro che, in cui siamo già immersi, è il futuro presente delle tecnologie. In particolare io vorrei parlarvi, perché è questa la mia competenza, di questo io mi occupo, delle tecnologie della informazione e della comunicazione. L'acronimo è ICT. Niente di complicato, è questa roba qui, il cellulare, il computer, sono strumenti, sono dispositivi che ci permettono di comunicare. Allora, che cosa voglio fare con voi oggi all'interno di questo seminario, di questa occasione di riflessione comune? Voglio vedere come un utilizzo adeguato delle tecnologie della informazione e della comunicazione, cioè come i cambiamenti che sono già in atto e che saranno ancora più fondamentali, radicali, intensi nel futuro prossimo,
possono esserci utili anche per pensare e per cambiare, adattare, modificare, sviluppare il nostro agire. Il nostro agire naturalmente non soltanto professionale, ma anzitutto, vista la sede, nell'ambito del volontariato. Perché proprio per fare oggi dobbiamo avere ben chiaro come è cambiato radicalmente lo scenario della comunicazione in cui noi oggi ci muoviamo. Primo discorso di fondo: oggi la comunicazione la fa da padrone, non è una banalità, non è un discorso teorico, è una esperienza quotidiana. Noi siamo immersi, siamo realmente presi, coinvolti, a volte addirittura condizionati, anche se non mi piace molto questo termine, dai messaggi che in maniera massiccia, ossessiva, riceviamo e con cui interagiamo. Ecco perché in ambito pubblico, nell'ambito delle nostre relazioni interumane, nell'ambito della politica, nell'ambito dei nostri rapporti quotidiani, noi lavoriamo, noi ci relazioniamo agli altri proprio attraverso strumenti comunicativi. Facciamo un esempio. Negli ultimi 2 minuti è squillato un cellulare e 2 di voi stanno ascoltando quello che dico, ma insieme stanno anche collegati ad altre persone con cui stanno comunicando. Questo perché questo è il nostro mondo, questo è il nostro mondo di oggi. Siamo immersi in contesti comunicativi perché? Perché la comunicazione non è solo forma, la comunicazione non è solo modo, la comunicazione è anche sostanza. Cioè il modo in cui comunichiamo incide in maniera forte, in maniera radicale, sui contenuti che comunichiamo. Io non sono convinto, attenzione, questo che ha appena detto, il modo in cui noi comunichiamo incide in maniera forte, decisiva, sui contenuti che intendiamo comunicare, è una cosa che io ho detto in questi termini con una certa cautela. Perché? Perché un grande studioso del linguaggio, attivo dagli anni 60 in poi in Canada, famosissimo, Marshall McLuhan, aveva detto la stessa cosa ma in maniera più radicale, e tale che non mi sembra corretto il modo in cui l'ha detto. Lui ha detto: il mezzo è il messaggio. È una frase notissima, famosa, il mezzo è il messaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il modo in cui noi comunichiamo non solo determina, condiziona, ma costituisce il contenuto del messaggio. La forma è il contenuto? No. Se fosse vero, pensate un attimo a quella che è la situazione politica attuale, o anche la situazione comunicativa dei grandi comunicatori che fanno la loro attività per il Presidente del Consiglio, per il tale ministro, per il Presidente americano Trump. Beh, lui in realtà twitta da solo. Sarebbe meglio forse affidarsi anche a volte a qualche professionista. Se fosse così, sarebbe vero che basta essere presenti, basta essere su Facebook, basta essere su Twitter, basta lanciare un messaggio, basta questo, non importa quello che si dice, tanto si può dire tutto e il contrario di tutto. Si può dire: oggi faccio così, mi alleo con questi,
e domani dico no, non mi alleerò mai con questi, e poi dopodomani invece mi alleo con questi. L'importante è che io sia presente. Il mezzo è il messaggio. Non sono d'accordo. Non perché non vediamo che molti fanno esattamente così. Oggi dicono una cosa, domani dicono un'altra, con il tweet, con il video, con su Facebook, con la dichiarazione. Ma perché poi noi invece ci accorgiamo che i contenuti sono contraddittori, ci accorgiamo della contraddizione, ci accorgiamo che oggi viene detto un contenuto e domani viene detto un altro contenuto, e la cosa non ci fa piacere, e poi facciamo determinate scelte, speriamo. Il problema, ripeto, è appunto quello di un contenuto che c'è, che viene comunicato, ma che oggi più che mai è condizionato, determinato, manipolato, questo contenuto che c'è, dalle forme comunicative, dall'abilità dei comunicatori. In sintesi, oggi rispetto al passato i comunicatori hanno molto molto più spazio, ma non hanno quello spazio che diceva Marshall McLuhan, essere tale da poter costruire anche il contenuto semplicemente con la forma secondo cui comunicano. No, il contenuto ci vuole. Non si può continuare a parlare a vuoto pur di far vedere che si sta parlando. Bisogna anche cercare di dare dei contenuti, altrimenti ce ne accorgiamo, e altrimenti poi, come capita a volte per certi talk show televisivi, cambiamo canale quando ci accorgiamo che si gira a vuoto. Questo è lo sfondo, l'importanza fondamentale della comunicazione, l'invadenza della comunicazione, il fatto che ci sono determinati contenuti che vengono modificati radicalmente proprio grazie all'attuale situazione comunicativa. Ma secondo punto, secondo passaggio, questa situazione comunicativa, questa attività comunicativa, questa forma della comunicazione viene veicolata oggi attraverso determinati dispositivi, attraverso determinati strumenti. Questo. Ebbene, accade una cosa strana che gli studiosi hanno messo bene in evidenza. Questi strumenti sono dei mezzi, dei medi, cioè qualche cosa che si inframmette fra me e gli altri. Quando io mando un WhatsApp o un messaggio a Pier Giorgio, uso questo strumento, mi relaziono a Pier Giorgio per il tramite, per il medio esattamente di questo strumento. Però cosa accade? Accade che non ce ne accorgiamo, accade che riteniamo che il rapporto con Pier Giorgio, nonostante venga mediato da uno strumento fisico, il telefonino, e da un programma ben preciso, un social come WhatsApp o come altri, sia invece un rapporto immediato, sia un rapporto diretto, magari ancora più diretto di quello faccia a faccia, di quello che io posso intrattenere quando incontro Pier Giorgio per la strada, ci salutiamo, l'abbraccio e ci raccontiamo le ultime. Ecco perché c'è un'attrattiva molto forte, molto maggiore per, potremmo dire, chi sta lontano, chi è raggiungibile attraverso questo strumento o attraverso un determinato programma, un'attrattiva molto più forte per chi sta lontano, perché appunto viene raggiunto attraverso uno strumento, attraverso una mediazione, piuttosto che l'incontro di chi, l'incontro faccia a faccia con chi mi sta vicino. C'è questa attrattiva, c'è questa, sembra molto più importante, molto più urgente che io mi riferisca a qualcuno di lontano, che raggiungo attraverso uno strumento
un dispositivo tecnologico piuttosto che la persona che ho di fronte. Quante volte vediamo in un ristorante, in una pizzeria, una coppia di ragazzi, ragazza e ragazza, uno di fronte all'altro, ma insomma, stanno insieme, sono andati, escono a mangiarsi una pizza, avranno qualcosa da dirsi. Ognuno a messaggiare, ognuno su Facebook o a fotografare il piatto che hanno davanti e mandarlo ai propri amici. Invece che mangiarselo, porca miseria, sarà buono, si fredda se uno sta a fotografarlo. Quante volte vediamo, ma vagoni ferroviari e non solo, persone che se ne fregano del pubblico, degli altri viaggiatori e raccontano tutte le loro storie al telefono. Perché? Perché ciò che è lontano ha più appeal, più interesse, è considerato molto più presente, molto più interessante, molto più importante di chi è vicino. Io faccio una fatica bestiale ai miei studenti a dire: guardate, la lezione si svolge qui e ora. Perché ecco il punto. Cambia l'idea del qui e ora, cambia l'idea del tempo. Grazie a questi strumenti noi siamo, possiamo essere ovunque. Possiamo raggiungere immediatamente posti estremamente lontani. Nello stesso tempo, si dice, in tempo reale. Tutto diventa presente. Tutto diventa immediato. Dobbiamo immediatamente rispondere. Guai se uno non risponde al WhatsApp. Oddio, c'è la spunta, l'ha letto, perché non mi risponde? E quindi vai, c'è tutta una serie di nevrosi che gli psicologi stanno studiando anche in relazione a questo. Ecco, tre punti, giusto per entrare nella cosa, nell'argomento. Ce ne sono altri due e poi una conclusione. Questi due sono un pochino più articolati. Perché tutto questo avviene? Perché il vicino ha meno appeal del lontano? Perché questo mezzo, questo strumento di comunicazione quasi quasi diventa invisibile? Noi non ce ne accorgiamo, lo usiamo e basta. Perché il fatto che noi basta che ci siamo, basta che siamo presenti, la forma prende il sopravvento sul contenuto nel contesto comunicativo, come ho detto all'inizio. Basta esserci, basta fare una dichiarazione, tanto poi i contenuti sembrano dimenticati dopo 5 minuti. Perché accade tutto questo? Perché si è verificato, diciamo negli ultimi 50 anni, un cambio di paradigma, un cambio di modo di pensare, su cui vorrei davvero che ci intendiamo, che fosse chiaro da parte vostra che cosa è cambiato. Perché noi, insomma, dico noi perché abbiamo quasi tutti superato gli ANTA, abbiamo l'esperienza di ciò che era prima e di ciò che è dopo, e quindi possiamo realmente renderci conto del cambiamento. È una cosa interessante, una cosa importante. Siamo passati da un uso di mezzi e di strumenti tecnici ad una interazione con strumenti tecnologici. Questo cambia il nostro comportamento. Questo cambia il nostro comportamento. Ho usato due parole diverse. La tecnica non è la tecnologia. Pirade sta in questo momento maneggiando uno strumento tecnico. Un orologio è uno strumento tecnico. Che cos'è uno strumento tecnico? È qualche cosa che dipende da noi per il suo funzionamento. Pirade sta caricando il suo orologio, lo sta rimettendo nell'orario giusto, sta determinando e controllando il corretto funzionamento del suo strumento tecnico. Lo strumento tecnico che cos'è? È qualcosa che l'essere umano si inventa, utilizza, costruisce,
sviluppa per aumentare il suo potere. L'essere umano non è molto potente, non è per natura molto potente. Pensate un attimo, pensate Bolt, Usain Bolt a correre i 100 metri insieme ad un ghepardo. Il ghepardo raggiunge gli 80 km all'ora, quindi è molto più potente per natura del pur campione mondiale dei 100 metri piani. Se io mi trovo di fronte a un orso con i suoi unghioni, con le sue zanne, con le sue mascelle, a mani nude è un po' dura riuscire ad avere il sopravvento. Noi siamo deboli per natura, però abbiamo due cose che gli antropologi, gli studiosi dell'essere umano mettono in evidenza: la capacità di prevedere, cioè di vedere qualche cosa non come ciò che è, ma come ciò che può essere. E poi, collegato a questo, abbiamo la mano col pollice opposto. Non abbiamo gli unghioni del leone, di quello che vedete, che volete voi. Non abbiamo il collo lungo della giraffa per raggiungere le foglie più alte o i frutti più in alto in una pianta, però cosa facciamo? Vediamo magari un bastone, un osso, qualche cosa per terra, e non vediamo in questo solo un bastone o un osso, vediamo la possibilità, quello che ne possiamo fare di questo bastone, di questo osso. Cioè un prolungamento della nostra mano, un prolungamento del nostro braccio. E così possiamo raggiungere i frutti che sono in cima all'albero, a condizione però di poter afferrare questo bastone. Il prolungamento è dovuto proprio grazie, è reso possibile dalla struttura della nostra mano, che è capace di prendere e di afferrare. Se ci pensate bene, ogni strumento tecnico è collegato con qualcosa che ha a che fare con la possibilità e con la mano. Molti di voi stanno scrivendo con una penna, la penna è esattamente uno strumento tecnico. Cara signora, lei adesso ha lasciato la penna lì, che cos'è la penna? Nulla. Nulla. Perché? Perché ha il suo senso, ha la sua funzione, solo se lei la prende e incomincia a scrivere. Altrimenti è una mera cosa, è una roba che non serve a niente. La tecnica è questa. Gli esseri umani sono esseri tecnici proprio perché hanno bisogno, per potenziare la loro forza, la loro capacità, la loro possibilità di essere al mondo, hanno bisogno di inventare modi di prolungare le proprie capacità, di potenziare queste proprie capacità. E, però, appunto, gli strumenti tecnici, i mezzi tecnici, nel momento in cui non c'è un essere umano che li usa e che li controlla, sono come quella penna lì, non sono nulla, non sono nulla. Hanno bisogno dell'essere umano per essere qualche cosa, per servire, per funzionare. Poi noi certamente possiamo creare appunto degli aggeggi.